Come vedete, il quadro che rappresenta il Quirinale non è stato completamente restaurato. Non so se hanno lasciato un testimone, questa macchia scura che è al centro. Però, insomma, i soggetti si riconoscono facilmente e sono sostanzialmente due. Adesso ci fermeremo. Forse qualche parola prima su quello che è stato il Quirinale nel XVI secolo. Possiamo forse andare un paio di diapositive più avanti, ancora. Ecco, quello che vedete... Ah, no, però non vedono quello. Ecco, questo. È la pianta del Piperac. Siamo intorno al 1575, quindi una venticinquina d'anni dopo le pitture che vedete qui, e dove si riconosce molto bene questa lunga via, l'antica Alta Semita, la via del Quirinale, che percorre tutta la collina dalle terme di Diocleziano, che si vedono in basso, fino a quella che oggi è la piazza del Quirinale. Come vedete, non ci sono quasi edifici moderni se non nella parte più in alto, ma due grandi edifici che sono in basso le terme di Diocleziano, in alto le terme di Costantino. Tutte le altre suddivisioni che si riconoscono sono delle vigne, cioè delle, in realtà delle piccole proprietà terriere, spesso con un casino, che sono allo stesso tempo utilizzate come produzione di appunto vini, ma non soltanto, e anche come luoghi di villeggiatura. Quasi tutte sono proprietà di nobili e di cardinali, e si può ricostruire abbastanza agevolmente i vari settori, che poi furono anche utilizzati come luoghi di concentrazione di opere d'arte. Per esempio, i Grimani di Venezia insomma, avevano una proprietà, e così via. Quindi questa è la situazione, grosso modo, della collina negli anni centrali, nella seconda metà del Cinquecento, quando, ripeto, era suddivisa in varie piccole proprietà che occupavano quasi tutto il pianoro e anche le pendici sui lati. Attraverso una serie poi di acquisti, passaggi di proprietà, eredità, eccetera, si è venuta poi a formare la grande proprietà pontificia, che a un certo punto divenne il Palazzo del Quirinale con i suoi giardini, e come sapete era la residenza estiva dei papi fino a Pio IX. E qui siamo prima, naturalmente. Torniamo indietro. Se adesso esaminiamo il quadro che ci interessa, riconoscete, penso, al centro le due statue dei Dioscuri. Li chiamo Dioscuri anche se c'è una possibilità che non siano esattamente i Dioscuri, ma insomma comunque le due statue di cavalieri con i cavalli imbizzarriti, che hanno costituito da sempre praticamente la caratteristica che ha denotato, che ha connotato il Colle fin dal Medioevo, e che, come sapete, prende il nome di Monte Cavallo. L'altro elemento lo vedete a sinistra, questo qui, è il cosiddetto frontespizio di Nerone, o torre di Mecenate, o torre di Mesa, vari nomi, che in realtà è la facciata posteriore, parte della facciata posteriore di un gigantesco tempio, di cui adesso diremo, perché è poi quello da cui provengono in gran parte le sculture che sono oggi sulla piazza, ma che poi sono state spostate anche altrove, su Piazza del Campidoglio e anche Villa Medici, e a cui probabilmente appartenevano anche le due statue di cavalieri, su cui dobbiamo fermarci. Il resto si vede ancora sempre sulla sinistra, un campanile.
Questo campanile, visto così, sembrerebbe quello di Santa Maria Maggiore, perché è l'unico, solo che in effetti Santa Maria Maggiore non è in questa direzione, sarebbe nettamente più sulla sinistra. In quella posizione lì possiamo forse andare un pochino avanti, non la prossima, quella ancora dopo. Ah, questa, no, quella lì. Ecco, vedete, questa è una fotografia presa dal Giardino Colonna. Il Giardino Colonna sta immediatamente a sinistra del palazzo delle Scuderie del Quirinale, come sapete, il luogo dove si fanno queste grandi esposizioni. Praticamente è quella scalinata che è molto difficile da visitare, ma affacciandosi da questa sorta di balconata che è fuori dal Giardino Colonna, che è un giardino sospeso, si vede sulla destra questo grande muro antico che è parte, e si può vedere anche da sotto, poi da via della dataria, da dietro l'Università Gregoriana, si vede che è la grande scalinata che dal Campo Marzio, anzi dalla Reggio Settima, dalla Via Lata, a Campo Marzio, permetteva di salire fino al livello del Quirinale e quindi dava accesso a questo tempio di cui vi dicevo, su cui tornerò. Come vedete sull'asse si vede al centro il Pantheon, credo che lo vediate qui, quella è San Pietro, sta qui in basso, si vede male, però l'unica chiesa che c'è in quella posizione in realtà è i Santi Apostoli. Santi Apostoli sta proprio sotto e ha un campanile, ma è un campanile più recente. Normalmente la posizione dovrebbe essere quella, ma adesso può darsi benissimo che abbiano messo lì anche Santa Maria Maggiore al limite, perché sebbene, ripeto, non sia sull'asse. Torniamo un attimo indietro e ecco, da qui vedete appunto via 24 Maggio che porta su alla piazza del Campidoglio e vedete la fontana nell'aspetto che ha assunto nel XVIII secolo, con i due cavalieri e l'obelisco, che è uno dei due obelischi che provengono dal mausoleo di Augusto, e l'altro, anche lo conoscete, dietro Santa Maria Maggiore, e il Palazzo del Quirinale. Ecco, sulla sinistra vedete proprio l'ingresso dove c'è questa scalinata, immediatamente a sinistra, la Villa Colonna. Andiamo un po' avanti, ancora. Questo l'abbiamo già visto, la prossima, ecco. Oh, questa stampa è anch'essa del Duperac e rappresenta proprio la situazione del Quirinale, siamo sempre poco dopo la metà del XVI secolo, e vedete sulla destra quello stesso elemento che si vedeva però dalla parte opposta, qui siamo sulle pendici verso il Campo Marzio, diciamo, nella pittura. Ed è un grande muro in opera quadrata con un angolo di un frontone, del frontone posteriore di questo gigantesco tempio, appunto il frontespizio di Nerone, o torre di Nerone, cioè torre di Mecenate, quella da cui Nerone avrebbe, come sapete, cantato la distruzione di Troia al momento del celebre incendio. E vedete sulla sinistra questi muraglioni in mattoni, che abbiamo visto prima in fotografia, che sono appunto le grandi scalinate, la grande imponente scalea che portava dal Campo Marzio al Quirinale. Queste scalinate è una cosa che non è dimostrata al 100%, comunque sembra che nel 1348 i gradini al tempio siano stati riutilizzati per fare la scalinata della Araceli, e questo sembra ragionevole perché in effetti, come sapete, la chiesa di Santa Maria in Araceli è stata costruita nelle forme attuali nel XIV secolo, quindi probabilmente hanno effettivamente recuperato questa scalinata marborea. In pratica questa zona è la proprietà dei Colonna, che realizzarono anche degli scavi da cui trassero, praticamente demolirono quello che restava di questo tempio, ne conservarono tre grandi pezzi che sono ancora oggi in Giardino Colonna, poi vi mostrerò, ma tutto il resto fu utilizzato ovviamente per costruzioni varie e quindi non ne resta oggi più niente, tranne appunto queste parti
in laterizio che non interessava a nessuno, che però permettono, se non altro, insieme allo stile delle sculture che vengono dallo stesso edificio, una datazione in età severiana avanzata, diciamo nei primi decenni del III secolo d.C. Su questo torneremo. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'immagine di Pirro Ligorio, dove vedete in dettaglio il frontone del Tempio e poi degli elementi e poi le scalinate rappresentate qui sul basso a destra. Andiamo ancora avanti. Ecco, le due grandi statue. Non so se vi siete mai resi conto della dimensione di queste statue. Io me ne sono reso conto quando ho visto il calco a Heidelberg della testa solo, che vista da vicino è impressionante. Le statue misurano 5,66 m, quasi 6 metri, insomma, sono veramente gigantesche. E rappresentano due giovani nudi, per ora stiamo alla semplice descrizione, che reggono per le briglie dei cavalli imbizzarriti. Nella posizione attuale sono stati posti in forma divergente, obliqua, accanto all'obelisco. Nella posizione più antica, quella che si vedeva nella pittura prima, erano invece paralleli e non c'era l'obelisco. Tutti ovviamente si pensa ai Dioscuri. Oh, qui su queste due figure poi c'è stato, come sapete, già nei Mirabilia e poi nei primi. Queste sculture erano celebri anche perché al di sotto di esse, ancora oggi si legge, ma praticamente si sono rifatta, le due scritte Opus Fidei, Opus Praxiteles, su cui le Mirabilia dicono delle cose incredibili, insomma, che erano due giovani che erano venuti a Roma e gli chiedevano perché erano nudi, perché noi siamo per la verità, insomma una storia stranissima. Ovviamente queste sculture non possono essere né di Fidia né di Prassitele, le iscrizioni sono molto tarde e quindi in realtà si tratta di rielaborazioni da sculture classiche, ma rielaborazioni sicuramente relativamente tarde, lo stile è quello della scultura severiana anche in questo caso. Ora, i Dioscuri, sì, effettivamente la cosa più semplice è pensare ai Dioscuri, però manca una cosa: che nelle statue di Dioscuri c'è sempre il tipico berretto in forma conica, che non manca mai. Quindi l'elemento di riconoscimento più tipico manca, e questo deve avere un senso, perché sono Dioscuri e al tempo stesso probabilmente non sono Dioscuri, o sono qualcosa che vuole alludere Dioscuri ma anche a qualcos'altro. Comunque vediamo la prossima. Ecco, questa è la pianta del campo del Quirinale. Qui vedete sulla destra le terme di Diocleziano, che però si trovano non sul Quirinale ma sul Viminale. La separazione fra Quirinale e Viminale, questa via obliqua, il Vicus Longus, che grosso modo coincide con la via nazionale, ma insomma con un altro andamento, mentre sull'estrema sinistra, al centro, vedete in alto il tempio di cui stiamo parlando e in basso le terme di Costantino, che occupavano la piazza del Quirinale ma si spingevano fino a piazza Magna Napoli. I livelli erano totalmente diversi perché la via per tracciare la via nazionale è stata abbassata moltissimo, per cui la villa Aldobrandini, che era in parte occupata dalle terme di Costantino, si trova a un'altezza notevole rispetto al piano stradale, mentre invece prima era una parte del Quirinale. Tutti i livelli sono saltati praticamente, e quindi vedete appunto queste due grandi costruzioni. Vediamo la prossima. Ecco, questa è la pianta di Lanciani. Anche qui vedete la pianta delle terme di Costantino, che anche se il terme di Costantino se ne conserva poco, però la pianta è interamente conservata ed è opera del Palladio. Il Palladio lavorò per Colonna e anzi vide anche la demolizione del Tempio e riuscì a farne una pianta che è ancora la pianta migliore che abbiamo, anche se ci sono due versioni diverse, una manoscritta che è all'abside e un'altra, quella stampata che poi vedremo, è quella da cui deriva anche Lanciani, che invece non ha l'abside. Quello che vedete sulla sinistra
qua è, sono le grandi scalinate che salgono al Campo Marzio, mentre il Tempio è quello sulla destra, era inserito in un grande portico ed è certamente, ecco, queste sono le scale, questo è il Tempio, non va bene? Viene riprodotto il mouse. Ah no, perché siamo andati avanti. Torniamo indietro. Come mai non c'è? Ecco, questa va bene, no? Vediamo. Ecco, adesso vediamo la vediamo. La freccia. Ecco, vabbè, comunque questa, vedete la scalinata, le grandi scalinate di cui avete visto le strutture e anche l'opera laterizia è tipica del periodo severiano. No, non posso toccare, e qui c'è invece il Tempio che era naturalmente come i grandi santuari laziali, in fondo, al centro di un grande porticato aperto verso, verso est, cioè verso, verso il Quirinale. Qui vedete le terme di Costantino, quasi, quasi attaccate, insomma. La piazza del Quirinale si trova qui. Vediamo la prossima. Ecco, praticamente qui vedete la zona dove si trovava il Tempio, che coincide appunto con le scuderie del Quirinale, che sono immediatamente a sinistra, e con quegli altri edifici che scendono su via della Dataria. Vediamo la prossima. E questa è la pianta redatta da Palladio, dove si vede anche l'inizio dei portici sui lati. E vedete le due parti, quella in alto sono ancora una volta le grandi scalinate, le grandi rampe, che salivano con un dislivello, sono circa 100 gradini, un dislivello di circa 25 metri, e poi il Tempio. Ora il Tempio, forse, vedete qui non ha l'abside, mentre in un altro disegno di Palladio ha l'abside, non sapremo mai qual è. Probabilmente non ce l'ha perché se l'ha, questo è la, quello che lui ha stampato, poi quindi ha scelto questa pianta. Come dicevo, Palladio ha visto gli scavi del Tempio, scavi di saccheggio, insomma, di colonna, e dall'immagine che vedete, intanto possiamo fare un conto, questo è direi quasi certamente il più grande tempio di Roma, in genere si dice il tempio di Venere a Roma, questo è più grande, un po' più grande, ma soprattutto più imponente almeno in, in altezza, adesso vi do se volete qualche misura, è largo 56 metri, lungo 84 e se mettiamo insieme tutta la superficie anche delle scale, siamo sui 17.000 metri quadrati rispetto ai 16.500 del Tempio di Venere a Roma, ma soprattutto quello che impressiona è, tanto è un periptero sinipostico, cioè un periptero solo su tre lati, non sul fondo, che è, ha una facciata con 12 colonne, quindi il doppio di un tempio esastilo, e come vedete l'ingresso, se voi prendete le 8 colonne centrali, no? E l'ingresso con le due absidi è preso pari pari sul Pantheon. Se, dalla fotografia, vediamo la prossima, si vede male il Pantheon, però c'è. È qua. È qui. Vabbè, comunque, praticamente il Tempio è esattamente sulla, sull'asse della facciata del Pantheon. Questo non è casuale, ovviamente. Vediamo la prossima. Oh, le colonne, naturalmente Palladio ha preso anche le misure, misurano un diametro di quasi 2 metri, 1,96 m. Significa che sono colonne di almeno 50, ma probabilmente 54 piedi, che significa, se fate conto che ogni 100 piedi sono, sono non, praticamente 50 piedi sono 3, 6, 9, 12, 17 metri diciamo, più il capitello, si arriva quasi a 20 metri solo il colonnato, poi l'enorme pistilio di cui poi vedremo un pezzo e il frontone, e il tempio al centro del frontone arrivava a più di 33 metri di altezza, quindi un tempio mostruoso letteralmente. E qui vedete che la pianta è praticamente riprende quella di Palladio. E sulla destra, adesso andiamo avanti, no, sulla destra per me, insomma. Ecco, qui vedete sulla sinistra un disegno di Heemskerk, che al solito, sapete, il disegnatore olandese che fu a Roma alla metà del XVI secolo, ha lasciato bellissimi disegni, abbiamo già visto vari disegni del Campidoglio. Vedete, la, i muri sono più o meno rimasti in questa forma qui, sono ben conservati. E a destra un altro dettaglio, il disegno che abbiamo visto all'inizio,
di Perac, che rappresenta lo stesso soggetto. Andiamo avanti. E qui di nuovo il Duperec. Vediamo la prossima. Ecco, vedete, è questo muro che si vede qui a destra, lo rivediamo. Poi ci sono queste grandi ricostruzioni ottocentesche, vediamo la prossima, che sono interessanti per vedere lo sviluppo enorme dell'edificio, che sorgeva su una crepidine a gradini molto alta ed era inserito in questo grande portico, aveva una struttura interna a nicchie. E adesso vediamo la prossima. Se riuscite ad entrare nel giardino colonna, cosa difficilissima, troverete, pare che adesso aprano il sabato, su richiesta, insomma, troverete, hanno, di tutto il tempio hanno conservato tre pezzi, li hanno scelti chiaramente per testimoniare varie parti dell'edificio. Questo è un blocco dell'epistilio, poi ci torniamo. Poi c'è un grande capitello, che è quello che vedete di Anta, è quello che vedete davanti, e poi c'è l'angolo di un frontone, vediamo se c'è della prossima. Ecco, questi sono i pezzi, a destra il frontone e poi il capitello. Allora, torniamo un attimo indietro alla prima. Ecco, questo blocco di marmo è tutto in marmo proconnesio, cioè il marmo che viene dal Mar di Marmara, dalla zona dei distretti, che è molto utilizzato in questi anni fra fine secondo e inizio terzo. E questo blocco, che così non vi dà un'idea, bisogna sempre metterci un ometto accanto, misura praticamente 4,90 m di lunghezza ed è esattamente il blocco che appoggiava su due colonne, al centro delle due colonne. Quindi c'era per ogni due colonne un blocco di questi, quindi avendo 12 colonne ne hanno conservato uno solo. Ma è il più grande blocco di marmo esistente a Roma, uno dei più grandi blocchi, diciamo, di edifici antichi, forse superato soltanto da Baalbek. Tenete presente che pesa circa 90 tonnellate, che è un peso enorme. Già a tirarlo su ci si domanda come abbiano fatto, perché insomma, già il capitello della colonna di Marco Aurelio, che pesa circa 45 tonnellate, ci si domandava, beh, questo è il doppio. Quindi, come capite, un edificio assolutamente straordinario. Sappiamo che il frontone, che è il frontone della parte posteriore, quello del muro cieco, non quello della parte anteriore, rimase in piedi fino al 1630 e poi fu completamente smontato. Ma già prima il resto del tempio era stato riutilizzato, ripeto, sotto la sovrintendenza di Palladio. L'intercolunnio misurava 2,93 m, poi appunto l'altra parte appoggiava sulle colonne. Ecco, questo vi dà un'idea. Ecco, questo gigantesco edificio ha avuto una storia interpretativa abbastanza complessa. Come dicevo, per i più antichi autori, però ci sono già delle critiche, dice, beh, da qui però Nerone non avrebbe potuto vedere bene Roma perché c'erano le mura, già avevano capito che l'interpretazione tradizionale era falsa, però nessuno aveva proposto nulla finché nel XVI secolo lo interpretarono come il Tempio del Sole di Aureliano. Aureliano, dopo la conquista di Palmira, sapete che c'è la guerra con i palmireni, la regina Zenobia viene catturata da Aureliano, celebrerà un grande trionfo e finirà i suoi giorni tra l'altro a Villa Adriana. E naturalmente i templi principali di Palmira erano legati al culto del sole, un Baal ovviamente, che è stato imitato da Aureliano nel Tempio del Sole. E quindi si pensava che questo fosse il Tempio del Sole di Adriano. E questo hanno continuato a pensarlo fino a un'epoca molto tarda, fino alla fine dell'Ottocento, quando ci fu una celebre polemica tra Lanciani e Uelzen. Lanciani pensava che fosse il Tempio del Sole, secondo la tradizione, Uelzen invece disse che era impossibile perché il Tempio del Sole si trovava in realtà nel Campo Marzio, più esattamente nella Settima Regio, cioè la regione che sta sulla destra della Via Lata, cioè dell'attuale corso, andando verso Piazza del Popolo, diciamo. E Lanciani opponeva, ma molto debolmente,
che la scalinata era nella settima regione, sì, però il Tempio era sul Quirinale, che è la regione sesta. E quindi alla fine c'era una serie di articoli che uscirono, e alla fine, diciamo, che da allora le prove che aveva portato Uilsen furono talmente decisive che fino ad anni recenti si continuava a pensare che appunto il Tempio del Sole fosse quello che si trova a Piazza San Silvestro, e che è quello sicuramente. Però ancora in epoca degli anni 40 Maria Sant'Angelo tornò alla vecchia ipotesi di Lanciani, e recentemente ne è stata proposta anche un'altra da Sant'Angelo di Valenziani, che sulla base di un testo di Omicassio pensò che fosse il Tempio di cui parla di Omicassio, fatto da Stino Severo, di Eracles e Dionisos. Però quasi certamente questo tempio non era a Roma, ma a Leptis Magna, dove c'è un tempio di Eracles e Dioniso fatto da Settimio Severo. Come sapete, Settimio Severo era imperatore africano, era originario di Leptis Magna, e quindi questa ipotesi penso si possa scartare, anche perché esistono motivi precisi per identificare il dio, la divinità a cui questo tempio era dedicato, cominciando dal fatto che c'è un'iscrizione, anche se non trovata, posto un po' spostata praticamente, un po' più verso via Vanisperna, insomma, è stata trovata vicino a Sant'Agata dei Goti, se sapete dov'è, ma riutilizzata, un'iscrizione di Caracalla con una dedica a Serapide. E io credo che questo sia il tempio di Serapide. Sapete che i culti egiziani erano vicinissimi ai Severi, insomma, in particolare a Settimio Severo, ma anche a Caracalla, ma soprattutto si può ricostruire una parte della decorazione del tempio che adesso esamineremo. Vediamo la prossima e anche quella dopo. Ecco, quello che vedete adesso sono le due statue dei fiumi che Michelangelo ha collocato sotto la scalinata del Palazzo Senatorio sul Campidoglio. Vediamo la prossima, così ve lo ricordate. Ecco. E queste statue vengono da Piazza del Quirinale. Vediamo, torniamo a quella precedente. Ecco, per fortuna, questo disegno, sempre di Emsker, rappresenta le due statue quando ancora non erano state collocate nella loro posizione definitiva. Sono già sul Campidoglio, perché quello che vedete, l'obelisco che vedete a sinistra, è l'obelisco capitolino di cui ho già parlato, del tempio di Iside Capitolina, che era più o meno dove sono le scale del Vignola, insomma, verso Santa Maria in Araceli. Come vedete queste statue, ma se adesso vi accostate un po' sul fianco delle due statue, si vede benissimo che posteriormente sono incavate, sono completamente svuotate. E la Enzoli, una studiosa anche di cose romane, ma insomma che ogni tanto dice cose strane, per esempio ha detto anni fa che la testa del Colosso, del Colosseo, la statua del Sole del Colosseo, è la testa di Costantino in bronzo, che sta, che è minuscola rispetto a... comunque lei ha detto che forse sono state scavate per alleggerirle, per portarle sul Campidoglio, che è un'altra sciocchezza. In realtà erano così fin dall'origine, e quindi vuol dire che erano volutamente scavate, perché erano messe in una posizione in cui evidentemente la parte posteriore non si vedeva, quindi contro un muro cieco, e soprattutto perché si dovevano trovare in una posizione molto alta, e quindi per alleggerirle. Andiamo avanti, anche la prossima. Ecco, anche su queste statue ci sono state varie leggende, sono chiaramente il Nilo e il Tevere. Quella di destra che vedete è il Tevere, si vede benissimo la lupa, sulla sinistra, su cui poggia il gomito della statua. E se andate a vedere da vicino, che ho detto no, che questa parte era restaurata, e siccome si vedono le zampe inghiute di una tigre,
dovrebbe essere la statua del tigre, il che è molto buffo perché è ovvio che il tigre non ha niente a che fare con le tigri, insomma, in ogni caso. In realtà è chiaramente una lupa rappresentata in modo particolare, ma è una cosa che è corrente fra le guide turistiche abbastanza ancora oggi. In realtà è un normalissimo Tevere, ci sono tracce dei gemelli, non c'è il minimo dubbio, e l'altra ovviamente è il Nilo, possiamo vedere quella di sinistra, e questo non c'è nessun dubbio, c'è la Sfinge, quindi. Ed è la solita coppia che conosciamo e che ci dà la chiave di interpretazione definitiva, cioè per esempio nel Serapeo Iseo del Campo Marzio, nella zona via Piedi Marmo, furono trovate sempre nel 500 le due grandi statue, anche queste sono molto grandi, sono lunghe 4,90 m, quindi siamo quasi alla stessa dimensione. Sono state trovate la statua del Nilo e del Tevere, che come sapete sono oggi una al Vaticano, il Nilo, e una al Louvre, il Tevere, e stanno in un santuario di Iside di Serapide, perché è ovvio. E del resto un'altra coppia, come sapete, è stata più piccola, è stata trovata nel cosiddetto Serapeo di Villa Adriana, che ha a che fare col culto egiziano, perché quasi certamente il canale rappresenta, o l'Euripo comunque è una rappresentazione del Mediterraneo. Qui c'è un lungo discorso da fare, ma comunque è chiaro che siamo in una ricostruzione di paesaggio egiziano, quindi il Nilo e il Tevere. Quindi adesso a questo punto bisogna capire da dove vengono queste statue. Vengono dalla piazza del Quirinale, però abbiamo due possibilità: o che siano, appartengano ai tempi di Costantino, oppure al tempio di cui stiamo parlando. Ora, lo stile di queste statue, non so se non c'è un dettaglio, è sicuramente vicinissimo ai cosiddetti Dioscuri, ed è chiaramente Severiano avanzato, fra Settimio Severo e Caracalla, insomma, no? Primi decenni del III secolo. C'è un'omogeneità stilistica, e quindi il tempio è degli stessi anni, non sono sicuramente di età costantiniana, sebbene qualcuno l'abbia proposto per i Dioscuri, e quindi verosimilmente vengono dal tempio e non dalle Terme di Costantino. Vediamo l'ultima statua, questa è una scoperta recente, da Flaminio Vacca. Ne sappiamo che sempre dalla piazza del Quirinale viene una grande statua di Roma seduta, dice quattro volte il naturale, dice Flaminio Vacca, che è questa che vedete. Per un po' si è persa, in realtà stava tranquillamente a Villa Medici, in fondo a un viale, ed è stata anche restaurata recentemente, ripulita, ed è una statua grandiosa, veramente enorme. Anche questa è seduta, ma in piedi sarebbe come, più o meno come gli Dioscuri, un po' meno forse, e anche questa ha alle spalle una cavità come le statue di Fiumi, che si è stato osservato già da altri, non è mia scoperta. E quindi, tutto compreso, credo che si possa proporre una ricostruzione della statua di Roma come acroterio, come grande acroterio centrale, e delle statue dei Dioscuri e dei Fiumi come decorazione del fastigio, cioè del frontone. Vediamo la prossima. Ecco, vedete le teste dei Dioscuri. Chiaramente Severiani sono vicinissimi alle sculture dell'arco di Settimio Severo, in particolare la statua dei Fiumi. Vedete questo uso delle pupille incise, poi i capelli molto traforati, come la statua dei Fiumi del resto. Oh, la proposta di ricostruzione è quella che vedremo subito dopo. Due possibilità. Ci sono delle gemme che rappresentano in effetto Serapide affiancato dai Dioscuri. C'è un rapporto preciso fra il culto di Serapide e di Dioscuri, lo sappiamo, e naturalmente qui si può ricostruire in due modi: o con le statue maschili al centro e i lati cavalli, o il contrario. Io credo che la ricostruzione per lo più probabile sia quella in alto. E vedete i Fiumi che stanno negli angoli, come è normale, perché l'idea di porre negli angoli dei frontoni, che come sapete vanno restringendosi, e metterci delle statue sdraiate, ma in particolare statue di Fiumi, è una cosa che comincia già nel V secolo in Grecia. Il Partenone che ha Cefiso e Glilisso rappresentati, che assistono alla nascita di Atena, eccetera. Quindi due statue di Fiumi
in quella posizione negli angoli, e che, se pensate alle dimensioni di queste statue, vi danno l'idea anche delle dimensioni del Tempio. Ora, non la voglio fare troppo lunga, perché sennò dovrei parlare quasi solo di questo, vi rendete conto intanto di una facciata con 12 colonne. Pensate che ognuna di queste colonne al capitello è alta quasi 20 metri, e vi rendete conto dell'enormità di questo edificio. C'è una possibilità per questi due cavalieri, Dioschi ma non solo, perché in realtà forse possiamo tornare indietro. Il tipo della pettinatura allude chiaramente ad Alessandro, cioè c'è questa pettinatura scompartita al centro, che riprende motivi del ritratto di Alessandro. Ora, in realtà questo tempio di queste dimensioni fa pensare a un ex voto gigantesco dopo le vittorie partiche di Settimio Severo. I lavori probabilmente furono già iniziati da Settimio Severo, dovettero durare abbastanza a lungo, e la dedica fu fatta alla Caracalla, ma è probabile fu fatta quando i lavori erano già terminati, e sembra abbastanza normale. Noi sappiamo che il ritratto di Settimio Severo riprende l'iconografia di Serapide, cioè l'imperatore si identifica in pratica con Serapide. Voi sapete che ad Alessandria c'era un celebre Serapeo, che è chiaramente il modello di questo di Roma, perché sorgeva su una collina ed era, si raggiungeva attraverso la grande scalinata, quindi, ed era un tempio enorme. Quindi sembra che effettivamente il modello sia il Serapeo di Alessandria. Sappiamo che il Serapeo ebbe una storia molto importante anche in età imperiale. Per esempio, quando Vespasiano venne proclamato imperatore dal suo esercito che assediava Gerusalemme, lui si recò proprio ad Alessandria prima di venire in Italia, lasciò a Tito il comando delle operazioni, e da Alessandria andò ad Alessandria per controllare evidentemente le spedizioni di grano, e quindi è una posizione ovviamente forte che metteva dei guai chi stava a Roma, perché è chiaro che una gran parte del grano che arrivava a Roma arrivava ad Alessandria, quindi era una posizione forte quella. E però sappiamo che Vespasiano, che era legatissimo ai culti egiziani, con Domiziano poi che rifece l'Iseo del Campo Marzio in forme monumentali, tutti questi piccoli e grandi obelischi che a Roma vengono quasi tutti dall'Iseo del Campo Marzio e furono portati a Roma da Domiziano, addirittura visitò il Serapeo e fece dei miracoli, fece guarire un cieco. C'è tutta una cosa di propaganda imperiale in cui a Vespasiano sono attribuite delle operazioni di sanazio incredibili, miracolose, che ovviamente sono invenzioni della propaganda imperiale, ma in qualche modo Vespasiano è già si identifica con Serapide, ma Settimio Severo, lo sappiamo, si identifica completamente con Serapide, proprio al punto che il suo ritratto è proprio la pettinatura, è tratta dalla grande statua di Bryaxis che era nel Serapeo di Alessandria. Ora, se quindi noi immaginiamo che questo grande tempio è chiaramente un enorme ex voto per le vittorie di Settimio Severo, rappresentava un Serapide Settimio Severo, noi ci aspetteremmo ai due lati Caracalla e Geta, prima che naturalmente Caracalla facesse fuori il fratello. E questo va molto bene sia con l'idea dei Dioscuri, che sono legati al culto di Serapide, sia con l'idea che sono rappresentazioni legate ad Alessandro, che è il fondatore fra l'altro di Alessandria. E quindi c'è probabilmente questa è la spiegazione di questo fatto che sono Dioscuri, ma lo sono fino a un certo punto, perché non hanno gli elementi tipici degli Dioscuri. Andiamo avanti. La prossima. Ecco, abbiamo quindi visto i due elementi che caratterizzano il Quirinale da sempre, cioè Montecavallo, quindi le due grandi statue, e poi il frontespizio di Nerone. Però c'è un'altra grande costruzione, che sono le Terme di Costantino. Ne conosciamo la pianta molto bene, grazie al rilievo molto preciso di Palladio, e poi abbiamo anche dei disegni cinquecenteschi, qui ancora il Duperac,
che rappresentano quello che restava al 500 dei termini di Costantino, non poco tra l'altro, ma adesso di tutto ciò non se ne sta praticamente nulla. Alcune pitture che furono staccate sono collezioni private, ma praticamente nulla. E sulle terme di Costantino, che erano terme molto raffinate, non enormi, chiaramente destinate a una sorta di elite, bisogna dire che il Quirinale è l'unica collina che è dotata di due grandi terme, quelle di Diocleziano, quasi contemporanee, quelle di Diocleziano, che sono, come sapete, le più grandi terme di Roma. Ne parleremo, siccome fisicamente sono nel Viminale, in realtà a contatto col Quirinale, ma fuori del Quirinale, ne parleremo la prossima volta, perché sono chiaramente l'elemento l'unico possibile distintivo del Viminale. E sul lato opposto queste terme di Costantino, che però hanno fatto un po' discutere ulteriormente. In realtà Costantino a Roma ha fatto molto poco. Ha soprattutto finanziato le grandi basiliche cristiane, sappiamo, San Giovanni e San Pietro. E la cosa buffa è che nelle piante che si fanno, le grandi carte come quella di Scaglietti Grande, c'è la convenzione appunto di fare una pianta solo antica, pagana, però se uno fissa in genere in età costantiniana, teoricamente ci dovrebbe mettere anche le basiliche, che c'erano già, però in genere si depura un po' per avere una pianta in stile. In ogni caso, le terme di Costantino sono l'unico grande edificio pubblico che si può attribuire a Roma e Costantino. C'è l'arco, ovviamente, ci sono dei restauri, ma grandi edifici, anche perché Costantino quasi subito poi si interessò invece al passaggio alla capitale, a Costantinopoli, 330 d.C., come sapete, quindi lasciò Roma abbastanza presto. Anche se Roma per pochi anni probabilmente fu utilizzata come capitale di uno dei figli di Costantino, Costante, che però poi fu ucciso e damnatus, quindi credo tra l'altro che il grande edificio detto Tempio di Minerva Medica faccia parte di questo edificio di Costante e Costanzo, i due figli, poi Costanzo II. In ogni caso, per la Basilica di Massenzio, che sapete è stata sempre chiamata Basilica di Costantino, e che ha creato anche degli equivoci tra San Pietro e la Basilica di Massenzio, perché anche San Pietro è una basilica costantiniana. In ogni caso, la Basilica di Massenzio, in realtà voi sapete che è stata sempre considerata la Basilica di Costantino, e c'è solo una riga di un tardo autore, tardo storico, abbreviatore, Aurelio Ittore, di tardo IV secolo, il quale ci dice che la basilica in realtà era stata fatta da Massenzio e poi dedicata al nome di Costantino. Senza questo testo noi non continueremmo a attribuirla a Costantino, come facciamo anche per le terme di Costantino. In realtà, guardando bene la testa di Costantino, vi ricordate, l'abbiamo vista a proposito del Campidoglio, perché fu portata già nel 400 sul Campidoglio, si vede bene che è rilavorata, quindi che in realtà la statua non rappresentava Costantino ma Massenzio, e fu rilavorata ovviamente come Costantino. Il povero Massenzio, fra l'altro, non era affatto anticristiano, come ci è stato fatto credere, anzi era piuttosto filocristiano, ma insomma ebbe la sfortuna di incappare in un personaggio certamente che lo dominava come Costantino. E in ogni caso, lo studio dei bolli laterizi delle terme di Costantino, fatto dalla più grande specialista di questo tipo di materiale, Margherita Stenby, che è anche quella che poi è stata editrice responsabile per il grande lexicon Urbis Romae, è stato fatto, diciamo, alcuni anni fa, esaminando i bolli laterizi delle terme di Costantino, ha detto: no, queste sono terme di Massenzio, perché i bolli utilizzati, per quanto possa essere vicino cronologicamente, negli edifici pochi costantiniani sono già diversi, mentre quelli di Massenzio sono sostanzialmente gli stessi di quelli utilizzati da suo padre Massimiano Erculeo, che è tra l'altro il costruttore delle terme di Diocleziano, perché Diocleziano, come sapete, era in Oriente e l'imperatore presente a Roma era Massimiano Erculeo, quindi le terme le ha fatte lui in realtà. E proprio per queste terme
vennero riattivate le figline, perché per tutto il periodo, diciamo dopo Caracalla, già da Alessandro Severo, già da Macrino, cessa l'uso di bollare i mattoni. Si mettono solo dei segni geometrici, cerchietti, eccetera, non c'è più il bollo iscritto. L'ultimo a usare mattoni con il bollinatrice è Caracalla. Infatti, se voi andate a vedere le terme di Caracalla, l'edificio centrale, che è quello veramente realizzato da Caracalla, presenta mattoni con bolli laterizi, mentre il grande portico, diciamo, il grande recinto esterno, che noi sappiamo dalla storia augusta che è stato terminato da Alessandro Severo, non ha bolli dei mattoni. Quindi abbiamo la prova. E non ci sono bolli praticamente nelle mura aureliane, se non di edifici riutilizzati che hanno bolli anche molto più antichi. E l'uso di bollare i mattoni fu reintrodotto proprio da Massimiano Erculeo, proprio per le terme di Diocleziano, essendo un edificio enorme. L'uso di bollare i mattoni in realtà non serve per noi, per farci datare gli edifici, serviva per controllare l'attività delle figline, cioè probabilmente si mettevano nei mucchi di mattoni, si metteva un bollo in quello superiore, non tutti i mattoni sono bollati, per calcolare il lavoro fatto da ogni officina. C'era ovviamente un certo controllo, erano cotti probabilmente, e quindi i bolli servivano soprattutto per controllare il lavoro degli operai, probabilmente. E quindi questo significa che in effetti non c'era bisogno, non c'era una grande produzione nel periodo che va dal 230 circa al 295. In effetti a Roma gli edifici di quel periodo, come sapete, nel III secolo sono pochi, le terme decane, ma sono piccolissime rispetto alle altre. E quindi invece quando si inaugura questi lavori per questi enormi edifici, le più grandi terme di Roma, le terme di Diocleziano, fu ripristinato l'uso di bollare i mattoni, che poi continuerà fino a Teodorico, quindi fino alla fine del V, inizio del VI secolo. Allora, noi sappiamo quindi come sono, fra le terme di Diocleziano e la Basilica di Massenzio, ci sono pochissimi anni, una decina, quindi è evidente che i bolli di Massenzio poi cambia con Costantina. Quindi c'è chi è il contrario, ma io sono abbastanza tranquillo. In questo caso siamo davanti a un altro edificio di Massenzio che è stato ribattezzato da Costantino. Vediamo la prossima. Questa è la pianta però rifatta sulla base di quella di Palladio, dove si vede che l'edificio era quasi interamente conservato ancora nel XVI secolo. Bene, io a questo punto avevo inserito qualche altra diapositiva un po' cattiva, diciamo, di una cosa di cui ho già parlato, ma ve la voglio mostrare per mostrarvi che non dico delle cose assurde. Vediamo la prossima. Quello che vedete qui è, ve ne ho già parlato in una discussione, è praticamente un'operazione fatta nei giardini presidenziali del Quirinale da Andrea Carandini, nella parte centrale, dove praticamente si identifica. Ecco, qui vedete ci sono questi due muri, leggermente divergenti tra l'altro, che appunto sono stati visti con questi sistemi geofisici, georadar, resistività, e che sono stati immediatamente ribattezzati Tempio di Quirino. Questo è il Tempio di Quirino di Carandini. Su questo è stato fatto un instant book in pochi giorni, dalla terza, è stato fatto un party nel giardino per centinaia di persone, a cui è stato regalato questo libercolo, che si intitola In cerca, cercando Quirino, io aggiungerei e non trovandolo, ma insomma questo, vediamo la prossima. Ecco, questi sono il disegno tratto da questi muri, i muri sono divergenti, e lui li ha un po' corretti, insomma. Andiamo avanti. È ovvio che su Quirinale dappertutto ci saranno più di un muro, insomma. E questa è la ricostruzione del Tempio di Quirino. Come vedete, parallelo alla via attuale, Alta Semita, attuale via del Quirinale, questa. Vedete che qui c'è il Tempio, parallelo alla via. Forse torna indietro, scusa tanto.
qui ci sono altre cose, ma qui c'è qualcosa che è stato messo un po' meccanicamente dalla pianta, ma che, come vedrete, poi è all'origine del crollo di tutta questa ipotesi. Vediamo la prossima. Ecco, da quei due muri ha fiorito tutto questo meraviglioso complesso, che non è solo il Tempio di Quirino, ma anche quasi tutti gli altri edifici che sono nominati dalle fonti sul Quirinale. Un edificio enorme all'interno di un portico, vedete, ricostruito il Tempio, poi i portici intorno, avete la sezione trasversale, quella longitudinale, eccetera, eccetera, e anche, andiamo avanti, questa è la pianta, e poi la prossima è la maquette. Bene, bel salto. Adesso non so che fine abbia fatto. Fu esposta, ho fatto questa maquette, e cioè è meraviglioso, come dire, come questi muri hanno filiato, insomma, no? Un intero tempio, portici, tutta una serie di edifici intorno. E vabbè, vediamo la prossima. Questo è il tempio, la prossima. Come vi dicevo, però, si è dimenticato un piccolo dettaglio, che nel Quirinale è attraversato dal tunnel che tutti conoscete, che unisce via del Tritone con via Nazionale. Questo tunnel l'avrete fatto molte volte, è in leggera salita partendo dal Tritone verso via Nazionale, che passa più in alto. L'autore di questo tunnel, se guardate poi dalla parte del Tritone sono tutte le iscrizioni, siamo nel 1900-1901, l'ingegnere che ha fatto questi lavori ha fatto tutta una serie di disegni, sezioni molto accurate e anche piante. Quella che vedete a sinistra è una sezione. Quando lui ha cominciato lo scavo si trovava naturalmente molto in basso rispetto alla superficie del Quirinale, però in quel punto il Quirinale in antico presentava una vallecola, una specie di insenatura. Possiamo rimettere quella di prima? Ecco, vedete queste due linee parallele? Sono praticamente l'andamento del tunnel partendo dal Tritone a sinistra e andando via Nazionale a destra. Poi arrivati in fondo, non c'è più, mentre all'inizio vedete, si vedono delle grandi murature in sezione, qua. Ecco, praticamente l'edificio che era sopra si vede da sotto. All'inizio si vede le fondazioni al di sotto. Poi mano a mano che il tunnel saliva, siccome lì c'era un avvallamento, vedete, disegnato, si cominciavano a trovare i pavimenti di case, di stanze, anche abbastanza lussuosi, mosaici, pavimenti marmorei, ed erano livello più basso rispetto alla superficie del Quirinale. Arrivati in fondo, non verso, alla fine del tunnel, ma alla fine di questa vallecola, poi naturalmente non c'è più niente perché si entrò in una zona vergine di argilla. Da questo scavo vennero fuori la pianta di un edificio che adesso vedremo, che naturalmente è stato investito di sbieco, una trentina di sculture molto notevoli che sono oggi conservate al primo piano della centrale Montemartini, fra cui un meraviglioso ritratto di Macrino, all'inizio identificato con Pupieno, ma poi giustamente da Zanker Fitch con Macrino, è sicuramente Macrino, splendido ritratto. E poi soprattutto due tubi di piombo per l'acqua in situ col nome del proprietario. E questo proprietario è Plautianus. Vediamo la prossima. Ecco, vedete qui la pianta e vedete che è stato sezionato in sbieco un grande edificio, il muro di fondo è qui a sinistra, che naturalmente è stato visto solo in parte, ma essendo preso di sbieco si può ricostruire anche la parte opposta perché era simmetrico, sicuramente. Ora, è un edificio enorme, chiaramente un edificio privato, che appartiene a questo Plautianus, che non è uno qualsiasi perché è il suocero di Caracalla. È quello che la figlia di Plautianus sposò Caracalla e mai gli rincolse, si allega a Plautianus. Plautianus era praticamente il terzo imperatore, cioè era il prefectus pretorio di Settimio Severo, potentissimo,
e questa casa gli appartiene. Tenete presente che è quasi grande come la Domus Tiberiana, una casa enorme. Sulla destra, cioè sulla destra, la prossima, ecco, vedete un tentativo di ricostruzione, la parte scavata e la parte probabilmente simmetrica sull'altro lato. È una serie di corpi successivi. Si vede? È molto pallida. Non fa niente, vediamo la prossima. Ecco, qui si vede forse meglio. Allora, lo scavo in questione, lo vedete, è questo qui, che rappresenta solo una fetta della casa. Se voi, siccome qui avete l'angolo posteriore e qui avete probabilmente l'ingresso, è evidente che la casa si sviluppa più o meno simmetricamente nell'altra metà. E purtroppo va a finire nel posto occupato dal Tempio di Quirino, che è questo. Anche ammesso che non fosse una casa ma un grissino, sarebbe stato comunque molto difficile entrare nel Tempio di Quirino, insomma, no? Ecco, e questo è uno di quei casi che normalmente fra persone civili dovrebbero indurre al suicidio, ma questo è tutto pubblicato in un libro sul Quirinale, insomma. Lanciani più prudentemente metteva l'edificio invece perpendicolare rispetto a, ecco, questo qua. Però Carandini l'ha girato e adesso sta cercando di rigirarlo. Notizie mi pervengono, però non basta, perché come vedete qui passano le mura serviane, quindi tanto più là non si può andare. Quindi vuol dire che questo articolo di questo ingegnere, che è stato pubblicato molto dopo lo scavo, negli anni 20, ma sul bollettino comunale, era completamente sconosciuto agli autori di questo bel pasticcio, e non è l'unico, e non è l'unico. No, volevo mostrarvi questa cosa perché non vorrei che fosse essere tacciato di eccessiva malignità nei rispetti di Andrea Carandini. Casi di questo genere ce n'è un'altra dozzina, cominciando dal cosiddetto Lupercale, la casa di Augusto, eccetera. Però questo mi pare particolarmente clamoroso, perché contemporaneamente scavi fatti dalla sovrintendenza per la sistemazione del Palazzo Barberini hanno dimostrato che il Tempio di Quirino è nel luogo dove è Palazzo Barberini. Ve lo mostrerò un'altra volta. E vabbè, e qui mi fermerei, forse vediamo anche la prossima, ma penso che in realtà abbiamo finito. Ah, ecco, no, invece ecco, lascia quella di destra, ecco. Quello che vedete è la situazione di Palazzo Barberini prima di Palazzo Barberini. Cioè, queste arcate che sono tutte in opera reticolata e mattoni, sono il terrazzamento su cui poi è stato costruito anche Palazzo Barberini, e questo è il palazzo che precede Palazzo Barberini. Ora, che è quello che vedete a destra, cioè che vedrete fra poco. Andiamo ancora avanti. Ecco, ecco, ancora, ecco. Questi archi ci sono ancora. Se voi prendete via Barberini, da Piazza Barberini, dopo forse 50 metri, c'è un accesso a destra. Entrando in un cortile, vedete queste arcate, che sono le arcate superstiti di questa grande sostruzione, che è un ampliamento della superficie del Quirinale. Il Quirinale viene in pratica allargato da questa sostruzione in modo da costruire una cosa molto grande, che è chiaramente il Tempio di Quirino. Questo per altri motivi che adesso non vi dirò, ma insomma sufficientemente probanti. E vabbè, quindi sappiamo dove non è, e sappiamo anche dov'è. Però nel frattempo è stata pubblicata questa cosa varie volte, ancora nell'Atlante, pubblicato da Carandini e tradotto in inglese recentemente. Bene, allora se qualcuno ha delle domande da fare, sono a vostra disposizione. Venga, prego, prego, venga qui. Forse è meglio che parli al microfono, perché se no la devo ritradurre io, perché anche gli altri vorranno sapere quello che vuole dire.
curiosità. E vabbè, vabbè. Lei aveva detto che la via nazionale è stata abbassata. Sì, di molto. Ora ci sono. Cioè, un momento, scusi, adesso mi devo spiegare meglio. Che lì c'è San Vitale che è molto più in basso. Sì, vabbè, questo merita una spiegazione. Le mura serviane a che altezza stanno? Quelle trovate a Piazza Magnanara. Sì, sì. Sì. Le mura serviane trovate a Piazza Magnanara. Sì, allora dovete sapere che praticamente nel luogo dove è Piazza Magna Napoli, il livello di Piazza Magna Napoli è grosso modo quello antico, nel posto dove ci sono le mura. Però già se andate all'inizio di via Panisperna vi accorgete che le chiese sono tutte appese per aria, quelle due chiese che stanno vicino a Sant'Agostino e l'altra chiesa, e adesso ci si deve andare con una scalinata mentre invece erano a livello. Se prendete via 24 maggio c'è la chiesa di San Silvestro al Quirinale, che è una falsa facciata quella in basso, e perché la chiesa è rimasta appesa per aria. Hanno dovuto fare una scalinata per salire, hanno dovuto fare in basso, cioè praticamente i livelli sono più alti e più bassi, praticamente si arrivava più o meno al livello di Piazza Magna Napoli. Poi c'era una collina su cui, che arrivava fino a Piazza del Quirinale, su cui erano le terme di Costantino, di cui resta solo quella di Villa Dobrandini praticamente, quindi lì bisognava salire. Però subito dopo si scende, tant'è vero dall'altra parte di Villa Dobrandini avete queste strutture di secondo secolo ancora visibili, e si scende a precipizio, per cui si finisce molto al di sotto del livello di via nazionale attuale e livello della via del Vicus Longus, che è obliquo un po' rispetto alla via nazionale, lo si vede quando vi affacciate al Palazzo delle Esposizioni, vedete San Vitale che è molto in basso. Quindi è una serie di saliscendi che facevano di questa zona una zona estremamente variabile come altitudine, e che stava tagliata dritto per dritto, insomma, tagliando in certi punti e rialzando in certi altri. Quindi la zona dove arriva il tunnel è stata rialzata, mentre quella dove praticamente era impossibile fare l'itinerario, che era bloccata dalla collina, che era un prolungamento del Quirinale che arrivava fino alla torre delle milizie. E l'estremità dei colli stanziali, l'estremamento, e continuava nella sella fra Quirinale e Campidoglio. E questa è stata la prima sella, è stata tagliata già probabilmente da Domiziano, e lì invece il taglio è stato iniziato già da Pio IX e poi continuato all'inizio dello Stato italiano dopo gli anni 70. Quindi era un saliscendi continuo. Noi non ci rendiamo conto, come dice? Ah, la via Scorsacavalli però non era lì, la via Scorsacavalli era in Vaticano, piazza Scorsacavalli, forse perché il pavimento era un po' come quello attuale, ci doveva essere già una sindaca un po' discutibile. Allora, c'era lei, signora? Mi aggiungo, le mura serviane, visto che le mura serviane? Cosa era dentro le mura? Se noi mettiamo le mura Magna Napoli. Ah, naturalmente le mura erano oltre. Se lei sale da Mercati Traianei, le mura erano ovviamente tagliano. Del resto se entra nel palazzo di a sinistra su Piazza Magna Napoli vedi un'arcata che non è, e poi un tratto delle mura. E quindi lì sono a mezza costa, diciamo, le mura. E probabilmente. Quale tempio? Quirino. No, il tempio di Quirino sta a Piazza Barberini. Lei sta parlando forse del tempio di Serapide? No, Quirino. Allora, Quirino non è a Piazza Napoli. A Piazza Barberini. Ma non è a Piazza Barberini, è al di sopra. Dove oggi è? Praticamente, se lei fa via del Quirinale, andando, diciamo, da Piazza del Quirinale verso Porta Pia, lei a sinistra aveva un'area dove era probabilmente il tempio più antico di Quirino, il quale stavano lì, sulla pendice del Quirinale. Le mura serviane seguono il Quirinale sulla pendice verso Piazza Barberini, sono state viste in vari punti. Naturalmente, a un certo punto il tempio di Quirino è stato enormemente ingrandito. Fra Cesare ed Augusto, probabilmente i lavori con Cesare completati da Augusto, e quindi è stato necessario
costruire una grande sostruzione a cui appartengono quegli archi, quindi scavalca le mura serbiane e prolunga il tempio oltre le mura serbiane, che stavano a mezza costa, praticamente più o meno dove sta la parte alta del Palazzo Barberini, diciamo verso via Quattro Fontane, insomma. Ecco. Quindi è stata fatta una grande platea con questa sostruzione ad arcate e lì sopra hanno fatto il Tempio di Quirino, ma è quello fatto, l'ingrandimento fatto in età costea. Infatti è tutto in reticolato, era molto questo. Quindi in origine il Tempio di Quirino era dentro, ovviamente. C'erano altre domande? Forse ci possiamo fare un'idea abbastanza precisa di tutto il mondo trovare le mura? Il mucile di nastro, possiamo fare un'idea abbastanza precisa. Ah sì 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 sì, cioè il giratore e di nastro. Sì sì, ci sono addirittura le fotografie. Sono esposte al Museo Nazionale. Ci sono, c'è la fotografia che mostra proprio il fuggiratore seduto e a mezza altezza. Praticamente erano dove una volta avevano costruito il Teatro Nazionale, che è stato il luogo, il Teatro Nazionale fu fatto alla fine dell'Ottocento, proprio nella zona come la Fabia Salendo, il 1 novembre, praticamente va a sbattere sull'edificio delle assicurazioni, c'è anche un bar a sinistra, era lì. Poi naturalmente il teatro fu demolito e sostituito dall'edificio, credo fascista, che è un edificio molto fascista, che c'è anche adesso. E sappiamo esattamente dove era, se prendere la pianta del Lanciani è indicato, e sta proprio lì dietro, praticamente fra San Silvestro e la facciata attuale del Palazzo delle Assicurazioni. No, non lo specifica. Non lo specifica, quindi è scientificamente salato. Però Roma non è segnalato da nessuno tempio. Lui ne parla, bisogna riprendere tutto il passo. Effettivamente va un po' riletto. Però anche se da Roma non era quello, insomma, quello è il tempio di Serapide. E no, perché voglio dire, Ercole e tra l'altro Ercole e Dioniso è una strana coppia, voglio dire. Comunque a Roma non c'è traccia tranne questa eventuale di Dione Cassio. Ma voglio dire, il tempio così com'è è un tempio di Serapide, perché se c'è il Nilo è un tempio di Serapide. Sappiamo che c'era questo grande tempio di Serapide dedicato alla Caracalla. Vabbè, si potrebbe fare un'ipotesi in questo senso, però a Gismani c'è un grande tempio di Eracle e Dioniso fatto da Settimio Severo. In effetti, volendo, si può lasciare un piccolo margine, però io non credo che Caracalla avrebbe, anche perché il tempio doveva essere quasi finito quando lui l'ha dedicato. Non saprei cosa dire, si potrebbe anche pensare questo. Bisogna che mi rileggo con attenzione il passo, perché può darsi che il contesto possa chiarire. Lui però non dice espressamente che era da un'altra parte, però non dice neanche che era a Roma. Quindi effettivamente se uno sta solo a questo potrebbe essere la parola che stava a Roma. Vabbè, lasciamolo in sospeso. Devo tornare su. Volevi dire qualcosa? Magari marginale. Quindi lascerei un altro punto principale del tempio di Serapide, sulla basilica di Vassenzio Costantino, nel senso che, a parte la traduzione all'uno all'altro, la Vulgata sostiene che, se non ricordo male, l'abside in asse con l'ingresso è quella originaria di Vassenzio, no? Però mi ricordo dai miei studi sui quei gesti che tu hai idea contraria, mentre si deve risentire un po' questo ragionamento. Sì, ma è molto semplice. Ecco, tutto qua, solo questo. È molto semplice. Dunque, questa discussione che c'è stata sulla Basilica di Vassenzio, sapete, la discussione sulla Basilica di Vassenzio comincia all'inizio del Novecento
con un'altra sempre polemica tra l'abate Fea, che era il sovrintendente alle antichità pontificie, e un grandissimo studioso che era Nibbi, Antonio Nibbi, perché fino ad allora la basilica di Massenzio veniva identificata con il Tempio della Pace, e Nibbi invece disse che era la basilica di Massenzio. C'è una polemica ferocissima, ma alla fine tutti hanno accettato Nibbi, naturalmente, e anche noi. Ora, la basilica di Massenzio è, come dire, è una cosa molto strana, ed è molto strano che forse il più grande edificio non termale tardo antico, che è la basilica di Massenzio, non abbia mai sollecitato la curiosità degli archeologi, degli storici, nel senso di chiedersi a che serviva. Sembra una cosa banale, però nessuno si è chiesto a che serviva la basilica di Massenzio. Io ritengo, da alcuni lapsus, che si pensasse semplicemente che fosse una basilica forense. È stato scritto: la basilica di Massenzio è una basilica forense. Ora, primo, i processi non avvengono più nel foro romano già almeno dall'epoca di Augusto, ma piuttosto nel foro di Augusto, lo sappiamo con sicurezza. Secondo, la basilica di Massenzio non è una basilica, quindi non avvengono più nelle basiliche del foro, vuol dire i processi. La basilica di Massenzio non è una basilica forense, perché in fondo, quando, a meno che si voglia intendere con forense una cosa che sta nel recinto moderno attuale che si chiama foro romano, ma sta sulla veglia, non sta nel foro. Sì, la presenza non sta nel foro, assolutamente, sta sulla veglia. Allora, di nuovo, a che serviva? Ovviamente è una basilica giudiziaria, non può essere altro. E se uno segue, però questo è il problema, è che qui c'è una dicotomia tra archeologi, storici e giuristi. Uno storico con competenze giuridiche o un giurista con competenze storiche darebbe una risposta sicura, tranquilla, però gli archeologi non reggono i giuristi e probabilmente i giuristi non reggono gli archeologi. Ma noi sappiamo esattamente come si svolge il processo, diciamo, tardo antico, almeno dall'età severiana. A partire dal III secolo, il responsabile dell'attività giurisdizionale è il prefetto urbano, il prefectus urbis. Notate che quando la capitale viene spostata da Roma, il prefetto Surbis a Roma è in pratica il vice imperatore, è quello che a Roma ha il potere, tant'è vero che lui assorbe tutti gli uffici, la prefettura, per esempio tutti gli uffici, la cura acquarum degli acquedotti, la nona, cadono tutte nelle mani del prefetto urbano. Ma soprattutto il prefetto urbano è l'unico giudice. Il giudice tardo antico, il prefetto urbano, tanto è vero che negli Acta Martium risulta che, naturalmente gran parte è fantastico, ma che insomma è il prefetto urbano che giudica i cristiani e li manda al supplizio. Questo significa che i processi nel tardo antico si celebrano in un ambiente che è quello dove opera il prefetto urbano. Questo significa che la basilica di Massenzio è legata alla sede della prefettura urbana. Infatti era subito dietro la basilica di Massenzio, questo credo di averlo dimostrato. Quindi lasciamo stare questa cosa. La vogliono spostare a San Pietro in Vincoli, no, ma era lì dietro, c'è anche la pianta, abbiamo. Comunque lasciamo perdere. Quando Costantino, quindi la basilica è fatta a Massenzio, il ritratto di Costantino e il ritratto di Massenzio stava nell'abside di sinistra entrando dal foro. L'abside, che è invece verso via dei fori imperiali, è stata aggiunta in un secondo tempo, cosa non facile, perché hanno dovuto tagliare un pezzo, un'abside gigantesca, enorme. Ora,
sulla soglia di questa abside ci sono, ci sono dei segni molto chiari di una cancellata. Quindi l'abside poteva essere chiusa con dei cancelli. E in fondo all'abside c'è un tribunal che non può essere la base di una statua, perché è vuoto dentro, non la reggerebbe, quindi è proprio il tribunale del giudice, cioè del prefetto Urbano. Ora, noi sappiamo che una parte della prefettura urbana si chiamava Secretarium. Secretarium è inteso spesso dagli archeologi come segretariato, quindi la segreteria del prefetto Urbano. Ma Secretarium etimologicamente ha a che fare con segreto. Il primo Secretarium è il Secretarium Senatus, cioè, ed è della prima in assenza. Scusate, il discorso è un po' lungo, ma lo devo fare tutto, se no non si capisce. Perché i senatori avevano diritto a un processo segreto, quindi il Secretarium è un luogo per il processo a porte chiuse, in cui il pubblico non è ammesso, che all'inizio si fa per i senatori. Ma, e questo lo sappiamo dal Codex Valosianus, ma anche da altri testi, alla fine del IV secolo il processo segreto viene introdotto anche per altri processi. Tant'è vero che c'è un funzionario ausiliario del prefetto Urbano che si chiama Cancellarius, i cancellari, che sono quelli che dovevano chiudersi, a un certo punto si decideva di fare il processo segreto, si chiudevano i cancelli. Quindi l'abside della Basilica di Massenzio è stata aggiunta, è il segretario. Ed è stata aggiunta quando è stato introdotto il processo segreto, cioè alla fine del IV secolo. Basandomi su questo, io ho scritto che l'abside non è stata aggiunta da Costantino, ma è stata aggiunta alla fine del IV secolo, quindi quasi un secolo dopo. Naturalmente non ci ha creduto nessuno. Io stavo facendo uno scavo lì vicino dove c'è questa villa. Vabbè, comunque, sono arrivati due giovanotti, neanche tanto giovanotti, responsabili dello scavo, che stavano facendo la Basilica di Massenzio. Praticamente erano stati incaricati di controllare la data dell'abside. Quindi hanno fatto dei saggi sia sotto i muri della Basilica di Massenzio, sia sotto i muri dell'abside. E hanno trovato, volevano dire, dimostrare che aveva detto una fesseria. Invece hanno dimostrato che avevo ragione io, perché le fondazioni della Basilica di Massenzio sono fatte quasi tutte con anfore. Solo che le anfore che stanno sotto i muri della Basilica di Massenzio sono anfore della fine terzo e inizio quarto, e quelle che stanno sotto l'abside sono anfore di fine quarto. Infatti, subito dopo hanno pubblicato due volumi, tanto così, sulla Basilica di Massenzio, questa signora che si chiama Amici, studiosa di topografia romana, dove facendo salti mortali carpiati si dice no, ma intanto dice ma forse è 350, cercava di rialzare la data di una quarantina d'anni, poi dice no, ma è lo stesso, è il progetto di Massenzio, hanno aspettato un secolo per completarlo e soprattutto hanno costruito un muro e poi hanno dovuto tagliare, che è una cosa piuttosto pericolosa, insomma, tra l'altro. E naturalmente né nel testo né nella bibliografia il mio nome risulta. E questo non è tanto una polemica, uno studioso, per carità, tutti diciamo sciocchezze, io per primo, solo che quando me ne accorgo lo dico e mi capita a chiunque. Però qui rientra in un discorso di onestà scientifica. La disonestà no, ma va bene. Uno può dire quello che vuole, però dovevano mettere almeno due righe per dire che in realtà quello che avevo detto. Naturalmente questa cosa l'ho ripubblicata, adesso la ripubblico ancora una volta nel libro che sto finendo sui luoghi dell'amministrazione romana, dove dimostro che in effetti la Basilica di Massenzio, basta guardarla, è la basilica giudiziaria e quindi vuol dire che la sede del prefetto Urbano era lì, era esattamente la zona che stava tagliata per fare via dell'impero, via dei fondi imperiali. E non a San Pietro in Vico. Ma su questo credo che sono quasi rimasto solo, ma per fortuna ho con me il Codex Theodosianus e preferisco questo. Ho risposto? È stata un po' lunga.